vogliamo tornare a quel momento, Isa, in cui tutto ha avuto inizio? Dunque, la storia è lunga, difatti è scritta nel libro. Ha avuto inizio da un concorso di bellezza a Miami, Miss Universe, anche se non avevo le caratteristiche, tutte quelle curve che si usavano, però ho partecipato ed è stata una scusa per andare negli Stati Uniti. Da lì nascono le cose, perché ho conosciuto appunto il fratello di Paolo Barbieri, Renzo Barbieri, meraviglioso, che mi ha presentata. Paolo, ti faccio fare le foto da Paolo. E all'inizio mi ha fatto una foto, poi ho detto, ma sei un po', devi perdere un po' di baby fat, vuol dire che ero bella tonda perché ero molto giovane. E così dopo pochissimo tempo ho perso il famoso baby fat, mi sono ripresentata e da lì è nato un rapporto fantastico di lavoro che è durato tutti i giorni 3 anni, fino a quando Vogue America ha visto le mie foto, la famosa Diane Vreeland, la famosa diavolo veste Prada tipo, e poi allora ha detto tu devi venire a New York, dico la Eileen Ford, perché la mia agenzia poi è stata Eileen Ford, di mandarti i permessi per il soggiorno, e da lì poi sono andata a lavorare dai più grandi fotografi americani. Avevo già un portfolio interessante, insomma, con Barbieri e qualcun altro. Questa sera, da questo connubio d'arte con il maestro Barbieri, restituito attraverso queste icone un'immagine di una bellezza di cui tra l'altro le cronache parlano e scrivono, due occhi come laghi ghiacciati. Questi sono gli occhi di Isa Stoppi, di cui noi leggiamo anche. Ecco, oggi che cos'è per lei la bellezza, Isa, e lei come ha usato la bellezza? Perché tutti dicono una vera bellezza deve usare con l'intelligenza. Assolutamente, perché potevi perderti in quel mondo così cellulosa, di celluloide. E io penso che mi sono amministrata bene, anche perché avevo un'agenzia che era molto attenta a tutte noi ragazze. E poi la bellezza alla fine è diventato un talento che io ho sviluppato col lavoro. Ho avuto delle prove che... E poi un lavoro, insomma, faticoso ma interessante. Io amavo la fotografia, poi ho nutrito la mia vanità a più non posso.